Eccomi, buon Natale, buon Capodanno, che le feste portino serenità, gioia e comunione nelle vostre famiglie. So che siete radunati per un momento di convivialità, un Natale che porti anche bontà nel cuore, be good and do well, sii buono e fa il bene. Qui noi viviamo un Natale silenzioso quest'anno. Il governo ha decretato una specie di coprifuoco, una quarantena per evitare gli assemblamenti, per evitare che il contagio si propaghi ancora. È un Natale diverso dagli altri anni, un Natale in cui si deve stare a casa. È permesso andare in chiesa e tornare a casa. Non sono permesse le feste in spiaggia che erano la caratteristica di questi giorni. Non sono permesse le feste notturne, la preghiera che durava tutta la notte, i canti, i tamburi. Era una caratteristica della preparazione al Natale. Niente celebrazione, silenzio. Silenzio dei bambini, silenzio degli strumenti musicali, silenzio dei canti, silenzio. Meditate su Ebola. Ebola ancora in mezzo a noi. Il pericolo non è sconfitto. Uccide ancora. Bisogna stare attenti. Lo si sente nell'urlo delle sirene, continuo, continuo urlo delle sirene. Eppure progressi ne sono stati fatti e anche tanti. Il contagio è circoscritto. Il contagio è controllato in tante zone. Non ci sono più morti per strada, ci sono letti per tutti. Non ci sono più morti che restano in casa, vengono portati via subito. I centri di cura oggi sono ben attrezzati, soprattutto i centri di emergency. Il personale molto qualificato ormai sta combattendo contro Ebola. Tutto questo sforzo di carità, di generosità, sta portando frutti e sta diventando veramente più forte della forza del male. Gratitudine, onore e preghiera per i 10 medici che sono morti nel compimento del loro dovere. Sono martiri ed eroi. Che altro dire? Speriamo che smetta presto, che finisca tutto presto, che si torni alla festa. Speriamo che nel giro di 1 mese, 2 mesi, emergency dice 6 mesi, tutto questo finisca e che si ritorni ad una vita normale. Oggi ancora le scuole sono chiuse, tanti ospedali chiusi, il lavoro non c'è. Stiamo aspettando con ansia e con preoccupazione il dopo Ebola. Orfani sono aumentati, troppi orfani. Sono aumentate le vedove con bambini, senza possibilità di lavoro, senza capacità di poterli mantenere. Per ora ci pensiamo noi, in seguito non so cosa succederà. Io ho notato questo, che c'è stata in Italia, presso i miei amici, una generosità di partecipazione a questa situazione che ha dell'incredibile. Quindi vuol dire che la bontà c'è, che la generosità c'è e che è ancora vincente sull'egoismo umano. E questa generosità e questa partecipazione, questa comunione mi ha promesso grandissime cose. La preghiera ha smosso tanti cuori e credo di poter dire che ho per adesso almeno, la possibilità di aiutare per tanti mesi, per diversi mesi, questi orfani e queste vedove a trovare un momento di una nuova famiglia, un nuovo modo di vivere ancora nella gioia e nella speranza della vita. A voi auguro ogni bene. Statemi bene, vivete nelle vostre famiglie la festa del Natale che è festa di amore di Dio, Dio che non si dimentica di noi, ma guarda la nostra situazione di difficoltà a volte,
con estrema preoccupazione, mandando addirittura il suo figlio a risolvere la nostra situazione di dolore e di morte. Buon Natale. È un modo di dire, lo so che è un modo di dire un buon Natale, magari il Natale stesso ci dice siate buoni voi. Il modo migliore di vivere, di far buono il Natale è essere buoni noi, certamente. Vi auguro ogni bene, che Dio vi benedica.